Beh, io non me l'aspettavo ritornare su Yokai Watch Blasters, però ho visto che ancora molti mi continuano a chiedere se mai avessi avuto voglia di finirlo, e un po' di voglia ce l'ho in effetti. Quindi, cominciamo! Ok, mi avete anche chiesto in privato su Instagram, trovate anche il link in descrizione, perché la versione segni versione 2.4, mentre quando apriamo il gioco versione 2.3. La versione 2.4 è stata realizzata solo per bloccare i QR code, per evitare che scansionandoli si avessero vantaggi su monete o su altro. In realtà non serve a niente alla fine, un numero in più o un numero in meno. Dunque, la prima cosa da fare oggi sarebbe la missione di Dekadama e contro il Poliministro, questa qui. Nonna Rossa e Calamaro Bianco. Certo, cricca dei gatti rossi e banda dei cani pallidi. Sono al rango super e sono due missioni distinte, credo. Due scontri separati, quindi non come lo scontro impossibile tra questi due, che alla fine in realtà se fai fuori prima Can Can è più facile, ma poi puoi farlo come ti pare. Ci eravamo fermati qui, appunto. E penso che farò anche questa qui. Piano di salvataggio, squadra B. Livello consigliato 55 e non c'è limite di livello. Cominciamo! Questi vecchi mostri finali sono degli ossi duri, unite le forze e all'attacco! In squadra dovrebbe essere la stessa che avevo quando ho finito la serie, tra virgolette. Usapion, B, Kabukicho, Sailornian e Shogunian. Shogunian distrugge tutto. Io vi ricordo che le monete si trovano anche sul sito Yokai Watch World, ma dovete eliminare l'aggiornamento e per poterle scansionare. Poi magari riscaricate l'aggiornamento. Dunque, devo riprenderci la mano. Con che si schivava? Con B? Con B si corre. E con questo la schivata. Ok, perfetto. Ah, quello si carica però. Io dovrei pensare a schivare quando è così, giusto? Oh, wow, attenzione, cos'è? Schivalo! Wow! Attenzione! Sapete cosa mi conviene fare? Attaccarlo con gli attacchi lenti. Non mi ha preso, meno male. E poi magari quando è pronto l'Energimax glielo scarico contro. Sì, sembra la cosa migliore da fare. Ora attacca, eccolo. Non era carico. Aiuto, aiuto! Wow, aiuto! Ah, non mi ha preso! Bene, sì, ok. Ho capito il pattern di attacchi. Quindi ora posso anche schivarlo facilmente. Dekadama, spero che sia quella la stessa lotta nella quale possiamo farle cadere addosso. Ok, un po' ho visto, ma mi sta facendo comunque male. Ok, sto lontano, ma infatti posso fare danno critico. Allora, a questo punto mi tengo. Wow, mi tengo l'Energimax per Dekadama. E spero che sia nella fabbrica dove l'abbiamo affrontata in Yokai Watch 2. Così. Porta battaglia. No, ragazzi, la qualità è pessima. Non me la ricordavo così bassa la qualità delle scritte e tutto il resto. Comunque, nelle acciaierie, nelle fonderie, qual era il luogo? Quindi possiamo farle cadere addosso la roba? Dovrebbero passare i carrelli sopra con l'acciaio? No, è il paradiso. È l'inferno infinito. Ma stiamo facendo un bel po' di danni, devo dire. Non me l'aspettavo. Cavoli, ragazzi, però attaccare così poco. Vergavana. Che brutto nome. Sì, Sergente Quadro, lei crea altri nemici, dovresti saperlo. Beh, non è vero per niente! Non dovresti saperlo. No, perché? Ah! Non mi ha fatto l'Energimax? Cosa? Perché non me l'ha fatto? Non ho capito perché non me l'ha fatto.
Mi ha cambiato personaggio, mi ha cambiato. Ah, perché non è come Blaster Steel questo, giusto? Cambia personaggio qui. Ah, prossima battaglia? Non lo sapevo che ci fosse un'altra battaglia. Contro chi? La loro versione. Mannaggia a me. Non lo sapevo, raga, non lo sapevo. Perdonami. Non sapevo fosse così difficile. Aiuto! Ma mi sta distruggendo! Ma Shogunian è morto un'altra volta? Ma Shogunian, tu devi resistere, sei più forte tra noi. Chi è? Kabuki? Ma Kabukio! No, 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 ho sbagliato tasto. Ma non ci capisco nulla. Loccamela, loccamela. Loccami. No, 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 i poli. Super pugno! Non ci sto capendo niente, raga. È confusissima. Dove devo andare? Ho capito che sta per scatenare qualcosa, ma non ho capito che cosa è successo! Ma... Chi è l'ultimo? Chi è l'ultimo vivo? Mamma mia! Non ci si capisce nulla! Bisogna farlo a tutti i costi. Devo tenermi gli Energy Max allora. Pensavo che fossero solo due, invece c'è anche la loro forma finale. Tremenda. Aspetta, è andato Poliministro? Poliministro è andato, ok. Dov'è? No, no, chi è? Chi è qua? Recupera, recupera. Dai, 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 dai. Siamo tutti? Siamo tutti, raga. Cavoli, però, Lethal Dama ti dà davvero parecchio da fare, eh. Accidenti a lei. È tosta, eh. Perché poi ti blocca i tasti, ti blocca. Cos'è? Ah! Ah! No, Shogunian no. Bene, allora. Beh, comunque sia, sta andando, eh. Penso che... È fatta, credo, eh. Vorrei ben sperare. A posto, raga, è fatta, dai. Insomma. Siamo tornati, eh. Siamo tornati su Blasters. Questa è la quarta prova. Con solo quattro tentativi. Quanti ci hanno messi con Can-Can e Ferimonio? 6, 7? Quanti ci hanno messi? Non mi ricordo. È terribile, sì. Non sapevo che fossero mostri finali. Ma io sì. Un po' me l'aspettavo dalla difficoltà, sai? Piuma lugubre. Una piuma che appare soltanto quando il dolore della dama sinistra si accende. Ah, quindi le abbiamo fatto male. E inchiostro Poliministro. È un liquido setoso che tinge molto. Lo rivendo a un indu... Ah, forte. Lo rivendo alle industrie di tintura. Tinge molto. Tre sfera di ultra decadama? What? E allora? Oh, trispecchio. Che cosa, Robanian 28? Sì, pare che abbiamo un problema. Robanian 28. Robanian 3000 ci sta ad affrontare qua anche. Lo so, questa la so. Sabio, qualcosa non va? Non mi ricordo più come la voce di Usabion. Sembra che Robanian 28 sia stato sconfitto da qualcuno nel futuro. Lo stesso Robanian 28 grande e grosso che tutti conosciamo? Il colpevole deve essere un mostro se è riuscito a distruggere un robot così grande. O un virus, per quel che ne sappiamo. Da quel che dicono i testimoni, pare sia stato un robot gigante nero dall'aspetto identico a Robanian 28. Ah, Robanian 3000. Vuoi dire un Robanian nero? Non ha senso, miau. C'è solo una cosa da fare, andiamo a controllare, truppa! Sì, un amico è in pericolo, andiamo nel futuro. Magari nel prossimo episodio, eh. Invece in questo continuiamo e andiamo ad affrontare... Essere la missione, Staria e andiamo ad affrontare... Oh, ci sono due vie. Uno yokai leggendario. Lotta per decidere chi è lo yokai leggendario più forte. Chi vincerà?
Quindi c'è una missione anche per Shogunyan, che ce l'abbiamo in squadra comunque. Squadra B, missione di emergenza, salva il maestro e acciuffa il colpevole. Vai, facciamo anche questo e poi concludiamo. Ci vuole il rango 10. Ma avendo finito il gioco. Qualsiasi cosa fosse, è stato sorprendente, miau. Non ci posso credere, Sergente Quadro e Nevina facevano parte della squadra leggendaria, miau. Tanto tempo fa il Sergente Quadro mi salvò con la sua forza straordinaria. Non mi sorprende che facesse parte della squadra leggendaria. Pur essendo turbinosamente forte, Nevina è sempre alla reception. E che problema c'è? Per 1000 giravolte! Beh, alla fine la squadra è stata sciolta. Da allora aiuto i nuovi Blaster allenandoli e supportandoli. Ho solo una piccola domanda. Perché Sergente Quadro e gli altri membri della squadra leggendaria sono venuti ad aiutare dei Blaster buoni a nulla come noi? Ehi, è come il Sergente Quadro! L'ha deciso l'associazione! Ah, è tutto qui? Ovviamente c'è un motivo se siete stati scelti voi. In effetti è una lunga storia, ma ve la racconterò se volete. Io la voglio sapere, mia! Perché siamo stati scelti noi? Come? Non ha senso dopo tutto questo tempo! Ehi, non ti agitare, è solo una vecchia storia dopo tutto. Bene, allora ve la racconto. Tutto è iniziato quando abbiamo incontrato quella cosa. Ai ai, è lunga come storia, mi sa. Quindi Nevina. Un paio d'anni fa hanno incontrato quella cosa. Quindi è questo il villaggio da cui è sparito il maestro? Ah, vabbè, maestro mio c'ero arrivato, però ora capisco che siamo ad Arilandia. Sì, ne sono certo. Pare sia scomparso mentre si allenava in questo villaggio. Non possiamo contattarlo, eh? In tal caso immagino tocchi a noi. Beh, il maestro non è un novellino. È il maestro. Forse dovremmo solo lasciarlo in pace? Ah, non ti smentisci mai tu. Ma è possibile che sia finito nei guai? Non credo che qualcuno l'abbia catturato. Ad ogni modo andiamo a cercarlo e chiudiamo questa faccenda quanto prima. Bene, squadra B, la nostra missione è inizio! Perfetto. Vedo un bel po' di nemici. No, di nemici forse solo uno, credo. C'è un villaggio a nord, potrebbero esserci degli occhelli. Interrogare bambini me ne occupo io, chissà perché te ne occupi tu. Perché è facile trattare con i bambini, certo. Furbacchiona. Dunque, Sergente Quadro posiziona le trappole. Ma i puntini verdi. I puntini, le fiamme. Qualcuno mi aiuti, per favore? Era una ragazza che urlava! Correte ad aiutarla! E qui comando io. Vuoi che lasciamo perdere? Possiamo aiutarla. E poi andremo a cercare Maestro Mew, semplice. Va bene, ma sbrighiamoci. Sì. Mamma mia, scoppiati! Ma li sto distruggendo. Fatto? No, non abbiamo fatto ancora. Vai, tripla! Ma dai, ma Ampli. Chi era Amplicamp? Si è preso il merito. Grazie, ma ce ne sono altri. Attaccano di nuovo, truppa, salvatela! Ma dov'è? Ma sono più di una. Sì, ma lo stanno uccidendo. Va bene, ragazzi, non ce la faccio, è troppo lento. Ma ragazzi, non arrivo in tempo. Dove si è cacciato? Dov'è? Mannaggia, ho pure sbagliato strada. Non è che è difficile, è che non arrivo in tempo. È quello il problema. Non arrivo in tempo. Adesso che lo so, ce la faccio, ma prima non lo sapevo che compariva così lontano. Adesso dove devo andare adesso? Immagino qua sopra. No, qua. Forse. Dov'è? No, troppo su. Mer. Bene, preso in tempo, raga. Preso in tempo per poco proprio, eh. Proprio per poco davvero. Ottimo. A questo punto, l'unico che rimane è qua giù. No? Ok, andiamo a cercare il maestro Mew, visto che ora abbiamo salvato tutti. Vuoi dire Maestro Mew? Sì. Giusto, lo conoscete? Dov'è? Il maestro si sta allenando in montagna.
Al Monte Mediano? Sì. Al Monte Mediano. Oh! Ci picchia! Ah, dobbiamo proteggere Mastic? Ok. Quanti ne sono? Non finiscono più. Ok, perfetto. Abbiamo salvato Mastic. Era proprio nei guai. Ma soprattutto, dov'è il maestro? Non è qui? Se è lui che cercate, dovete scendere più in basso. Ok. Questa era la cima. Sto combattendo, solo potreste darmi una mano? Come ci si arriva? Se è con noi, allora... Eccomi qui, presto in arrivo al punto di imbarco. Andiamo, dove? Posso trasportarvi subito dove si trova il maestro Mew. Tutti pronti? Li troveremo nemici fortissimi. Congederò chiunque incroci il mio cammino. Speriamo che tu lo faccia davvero, Nevina. Panna soffiata. Fatti sotto. È un Whisper gigante. Voi siete i rinforzi? No. Quello è... Maestro, attento alle spalle! Soffi. Oh, ne sono arrivati altri, che seccatura. Ah, inquietante. E cos'è questo enorme coso bianco? È panna soffiata. Si nutre della forza degli yokai. Stava distruggendo la città. Lo sto tenendo sigillato. Sofia. Quindi potremmo anche lasciarlo fare. Prosciugherò anche voi, posso liberarmi quando voglio. Io dico di no invece, vuoi scommettere? Vittoria! Ok, no, mi ha bloccato l'attacco. Ho sbagliato, mi ha bloccato l'attacco. Bene. È fortino, devo ammetterlo, è fortino. Eh sì, mi sta facendo un po' di danni, Però non troppi. Voglio dire, lo stiamo tenendo a bada. Bene, bene, bene. Proprio sopra, sono rimasto lì sopra. Abituato a schivare, ho premuto Y, non ci ho pensato. Al lavoro, vittoria! Siamo tutti infuocati, raga! Bene, facciamolo fuori, dai, è ora. È fatta, eccolo qua. Bemmete! E anche panna soffiata è fatto. Cioè, panna soffiata nel rematch. Nel rematch strano. Insomma, passato. Ma ancora? Sto coso? Un giorno mi vendicherò. Sì, vattene per ora. Ah, ecco, è andato. È scappato, dannazione. Quanta imprudenza. Sì, perché questo è passato. E poi noi lo incontriamo appunto nel presente quando lo affrontiamo alla fine del gioco. La città è salva. Beh, quando ritroverà le forze, mi rivolgerò ancora a voi, squadra B. Ricevuto. Certamente, maestro Mew, è deciso. Per ora la battaglia finisce qui, sono al limite. Calma e sangue State freddo. esagerando, avete una certa età. Attenta a come parli a maestro Mew, Lui usa il tubo. Usa il tubo! E anche questa è fatta, signori. Possiamo concludere l'episodio allora. Vediamo cosa ci dicono nel finale. Vediamo che ci dicono come fine. Ah, quindi prendiamo Felicio. Possibile che prendiamo una moneta per ogni volta che finiamo questo pezzo di storia? Perché so che si possono prendere Nevina. O meglio, sì, Nevina, non Nevaria. Nevina. Sì, Nevina. Cavoli, quanti proprio. Ne ho trovati tanti, ma mai presi. Solo visti. Ed è stato allora che abbiamo incontrato Panna Soffiata. Per mille giravolte, non ci credo! Voi conoscevate Panna Soffiata? L'abbiamo sconfitto dopo che era stato rianimato, Mio? Oh, un momento. Non ci hai detto la cosa più importante. Ma come sei finito a occuparti dei Blasters? Ci arrivo tra un po'. Il mio racconto è appena iniziato. Anche dopo lo scioglimento della squadra non ho mai accettato che fosse scappato. Così ho indagato per conto mio per scoprire dove fosse nascosto. Poi
Poi l'ho trovato, così simile, bianco, disgustoso. Okay. Whisper. Che cavolo? Che cosa? Io? Inutile. Così mi sono infiltrato tra voi nel tentativo di smascherarti. Ma ben presto mi sono accorto del mio errore. Un patetico idiota come te non poteva essere malvagio. Parole dure. Continuo a non capire perché anche gli altri sono venuti qui. Perché l'ha voluto Nevina? Nevina ci ha raccontato di questi yokai da 4 soldi. E ci ha chiesto di allenarvi come si deve. Aspetta. Ehi, dacci un taglio, d'accordo? Ma allora questo vuol dire che Sergente Quadra e gli altri sono stati tutti chiamati da Nevina? Povero me. Avevamo molto da fare, ma ci ha praticamente pregati. L'idea era di infiltrarsi tra voi, ma poi ci ha detto che dovevamo allenarvi. Quindi è opera sua. E allora? Voi eravate dei casi disperati, ecco tutto. Si affezionate a noi. È così che sono andate le cose, quindi era per il nostro bene. Ora capisco, miau. In realtà ti preoccupi per noi, è certo. Devi avervi davvero a cuore. Ragazzi? Sì? Miau? Sì? Eh? Già. Fermo. Ora vi congelo lì dove siete per il resto dei vostri giorni. No. Lei è... più forte di... un grande mostro. Davvero? Beh, so che è forte, però... più di un grande mostro? Che poi sono stupido. Potevo mettere le canzoni per potenziarmi le statistiche. Ad ogni modo, Kuj, questo finisce il primo episodio... dopo tanto di Blasters... e ho cambiato anche la grafica, insomma qualcosina di più a tema coniglio sulla luna. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo in descrizione c'è il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, a noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.